1, 2, 3, alza, poveri milanini. Beh, è il Milan che voleva vincere questa Supercoppa e se l'è messa nel culo. Io veramente sto cominciando a uscire pazzo, perché dopo vinci col Napoli, pareggi all'ultimo minuto col Monza, rivinci di misura contro il Verona, stasera Raita e batter fuoco, perché amo fatter fuoco, e quindi 1, 2, 3, alza, abbiamo alzato la coppa in faccia al Milan. 1, 2, 3, Milan a casa, Federico Di Marco, Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Questo, ragazzi, è la Supercoppa per chi finalmente ha voluto salvarsi la faccia. Questa è la vittoria di chi vuole salvarsi la faccia. Sto parlando di chi? Di Simone Inzaghi, che comunque porta a casa la quarta Supercoppa della sua praticamente carriera da allenatore. Ancora una volta, ragazzi, possiamo finalmente godere il primo trofeo 2023. Lo portiamo a casa noi, nonostante il campionato sembra un miraggio, nonostante che abbiamo battuto la capolista. Mo vedremo, in Coppa Italia abbiamo fatto una fatica della Madonna con il Parma, ma intanto la Supercoppa l'abbiamo portata a casa. Alza, 1, 2, 3, alza, milanini, milanini, non me sento, milanini. Ma io non me sento, però, oh, com'è? Non ce l'avete fatta? Contro tutte e tutti, ancora l'Inter è vincente. Ancora l'Inter è vincente. Tre perle, soprattutto l'ultima dell'Autaro, mamma mia, di esterno. Ma che gol era, ma che gol era. Nel secondo tempo ci hanno cominciato a rompere un po' di coglioni, invece noi no! Lautaro li ammazza completamente, diciamo, le speranze, annichilisce le speranze di questo Milan che voleva farci male, e invece il Milan si deve solamente che inchinare di fronte ai più forti, solo di fronte ai più forti, ossia noi! Milanini, adesso andate a piangere, milanini, piangete, piangete. Salta, 1, 2, 3, salta, e l'Inter vince, salta, milanino, piangi.